all'esterno. Giacomo Pedini mi prende sempre. E la classe terza C. Noi. Ma in che modo hai messo a disposizione il tuo tempo e le tue competenze per noi? Cioè, io ho messo a disposizione il mio tempo, intanto perché c'era lui, quindi era calmo. Poi come fa? Ci si organizza, cosa abbastanza semplice, no? Si è fatto un attimo un ragionamento sulle ore che erano a disposizione, sul tipo di progetto che andavamo a fare, se ne è parlato con la professoressa, con i colleghi NET, Federica Righi in primo luogo, e si è deciso come strutturare il tutto. E quindi, sulla base del tempo che avevamo da passare insieme, ho più o meno ipotizzato che cosa potevamo fare insieme e quindi che cosa si poteva imparare a fare in questo percorso di alternanza scuola. Per esempio, si poteva imparare a mettere due adesivi fichissimi sugli schiacciati. Le competenze che devi averci trasmesso, insomma, in settimana? Beh, intanto la figaggine assoluta. Già c'era in precedenza. Beh, le competenze sono state innanzitutto il lavorare in squadra, che è, come dire, siete in 16, avete lavorato insieme, senza un'altra cosa, la passione. E poi, via via, capire quali sono sia le problematiche concettuali, culturali, sia le problematiche pratiche. Tutto quello che si andava a fare. Banalmente, come si crea un logo per Instagram, con quali criteri, come si crea un nome, come si crea un contenuto. Ecco, tutto questo, quello che non solo io vi ho passato, io e tutte le persone che hanno lavorato con voi, che non erano poche. E a parte me, c'era Federica Righi dell'organizzazione, Giulia Righi dell'organizzazione, Michele De Vitri come attore, il direttore di sala, insomma, c'erano anche altre persone. E dietro le quinte c'ero anch'io, con il consiglio di classe. In che modo abbiamo preparato l'alternanza? Cosa c'è stato prima, durante e poi? È stata una sorta di triangolazione. Io ero in contatto con loro di ERT, ero in contatto con i miei studenti e i nostri studenti erano in contatto con entrambi gli attori di questo bellissimo gioco. Insomma, tutte le competenze conosciute e noi ci siamo conosciuti meglio anche come classe, cioè benché ci conoscessimo molto perché era 3 anni noi, comunque abbiamo anche sviluppato nuovi rapporti insieme, anche di lavoro con i colleghi. Anche come ci si orienta in questo mondo che per noi era molto sconosciuto, Lavorare in gruppo e cercare di risolvere i problemi tutti quanti insieme. A tre? Sì, a tre. Uno, due, tre! Ah, sì.